Almeno 30 miliziani fedeli al governo libico sono rimasti uccisi durante scontri contro l'ISIS a Sirte. Le forze fedeli al governo, di accordo nazionale guidato dal premier Serraj, hanno spiegato che i combattimenti si sono svolti in diverse zone della città, roccaforte dei jihadisti, che resistono ancora e che hanno perso decine di uomini nelle ultime 24 ore. L'aviazione libica aveva lanciato alcuni volantini per invitare la popolazione a lasciare le aree degli scontri a Sirte in vista della battaglia finale per liberare la città costiera dai jihadisti. Vi stiamo liberando dall'ISIS, la popolazione è invitata a lasciare le aree degli scontri in vista della battaglia finale, era scritto nei volantini. Secondo il governo, i jihadisti sarebbero barricati in edifici residenziali e si starebbero difendendo con cecchini e esplosivi. Almeno 170 i combattenti del governo uccisi dall'inizio dell'offensiva.